Provenienti da ogni parte della Calabria, numerosi feat walkers hanno animato la festa di Santa Maria del Bosco. In cammino attraverso i sentieri tracciati tra alberi secolari hanno raggiunto, al termine della loro marcia, la storica certosa amata da San Bruno di Colonia. A riceverli Don Basilio Trivellato, il nuovo priore, che ha impartito la benedizione ricevendo in cambio una maglietta del Feat Walking Roccella, fondatore e precursore di tanti altri gruppi in movimento nella nostra regione. Una giornata all'insegna dello sport per far vivere la natura attraverso il cammino, ma anche di riflessione su valori etici, morali e religiosi da rilanciare e affermare in questi giorni terribili che tra terrorismo e terremoti sta attraversando il paese e l'Europa. Il feat walking è una disciplina che coniuga il benessere fisico e il benessere sociale e noi interpretiamo questa disciplina proprio in questa essenza di cose, benessere sociale, benessere per gli altri, benessere anche per le stesse persone che lo praticano. Il cammino dei feat walkers oggi non è stato tanto un cammino d'immagine per la città, ma è stato un cammino volto al senso del misticismo tra le antiche abbiataie per conoscere questo santo che è stato un uomo di grande cultura, di grande spiritualità. Quindi questo viaggio mi lega al tema dell'avventura di Ulisse, dopo tanto vagare, il cammino che dà un senso della risposta, il senso del nostos, il ritorno ai valori, alle radici, il ritorno al senso della comunicazione, che stare bene insieme, e stare bene insieme nel pensiero, nella cultura, in questo senso della libertà. Da Serra San Bruno per la CNews 24.